Ciao a tutti e benvenuti nella mia nuova rubrica Top o Flop. Avete presente quelle ricette che vi incuriosiscono ma sono un pochino avventurose, quindi non osate provarle e i pareri riguardo al risultato sono un po' contrastanti? Ecco, in questa rubrica testerò questa tipologia di ricette insieme a voi per la prima volta, le assaggerò, per cui scoprirò finalmente e vi potrò dire se sono ricette top, buone da rifare, oppure flop, pessime, da lasciar perdere. La ricetta sfericolata di oggi è brownies ai fagioli neri. Liberiamo la mente da ogni pregiudizio e iniziamo. Come prima cosa, preriscaldare il forno a 180 gradi. 180 gradi forno. Fatto. Ora mi serve il mixer. Mixer. Qui ho anche la presa comodissima. Tra l'altro questo è un mixer molto basic, però fa il suo lavoro. Ora, primo ingrediente, 140 grammi di fagioli neri pesati da sgocciolati. Questi li ho trovati all'Esselunga. L'importante è che tra gli ingredienti non ci siano condimenti, salse, ma al massimo solo un po' di sale, quindi fagioli cotti nella loro acqua. Questi tra l'altro sono pittoreschi perché sono della marca Cantina Mexicana. Ok, tutto questo è già molto bello. Vado a scolare e sciacquare i fagioli. Arrivo. Sto scolando. Sto sciacquando, ho finito. Eccomi qua. Tutti dentro. Gnam gnam. Aggiungo 2 cucchiai di cacao in polvere. Cucchiai, visto che questa è una ricetta americana, sarebbero americani, cioè quelli standard da 15 ml l'uno, esatto. Quindi adesso metto la pesa qua sotto, così vi dico a quanti grammi corrispondono. Penso circa 20. Andiamo. 20 grammi. Prossimo ingrediente, 40 grammi di fiocchi d'avena. Questi li avevo in casa perché li consumo per colazione, li trovo in tutti i grandi supermercati. Ah, poi abbiamo mezzo cucchiaino di lievito per dolci, 75 grammi di sciroppo d'acero o sciroppo di fiori di cocco. Io ovviamente ho quello più bislacco, cioè lo sciroppo di fiori di cocco. Questo è da un anno che lo trovo anche alla Coop, se no si trova nei negozi biologici. È molto denso e molto scuro, assomiglia molto alla melassa. Lo utilizzo per dolcificare gli impasti, ad esempio dei pancakes, oppure per dolcificare lo yogurt. Insomma, è un sostitutivo ai dolcificanti classici. Secondo me darà un'ottima consistenza e un ottimo colore ai dolcetti. Fatto. Poi abbiamo un altro ingrediente un po' bislacco. Questo è finito, ho confuso il barattolo. Questo è quello nuovo. L'olio di cocco. Anche questo io ce l'ho in casa perché lo uso in sostituzione al burro. Si presenta così, solido. Ora dovremmo scioglierlo. Quindi ne peso 50 grammi. Ogni volta sono inebriata dal profumo perché questo sa proprio di cocco. Poi durante la cottura svanisce, pressoché rimane un sapore più che altro dolce, dolciastro. Veramente buono. Siamo solo a 27 grammi. Di questo passo ho detto 50, sì. Ok, lo metto sul fuoco per un attimo, quasi sciolto. Ok, è già sciolto. Ora questo lo lasciamo raffreddare un attimo prima di aggiungerlo e passiamo all'ingrediente successivo, estratto di vaniglia, che io vi consiglio vivamente. Sapete che sono un'appassionata e vera fan, in quanto si ottimizzano le bacche di vaniglia. Con 4 bacche e un po' di rum ne vengono 125 ml, e a me, che lo uso tantissimo, dura 5-6 mesi ed è eccezionale, molto meglio della vanillina, oltretutto chimica. L'olio di cocco si è raffreddato e una volta sciolto si presenta così, come un olio praticamente trasparente. Lo verso senza indugio nel mixer. Profumo interessante, eh? Non ci resta che frullare. Adesso un po' di pellicola, la metto qui sopra in modo che mentre si frullerà il coperchio, che è sempre un po' complicato almeno per me da pulire, non si sporcherà. Ti mi sei imbizzarrito il mixer. Vediamo, è il momento di aggiungere le gocce di cioccolato. Ecco, da questa prospettiva ho dei sentimenti un po' misti riguardo a questo impasto, però continuiamo con fiducia. 80 grammi. Fatto. Prima vista, questo impasto mi sembra molto simile a quello dei brownies classici. Profumo
è cioccolatosissimo. Mettiamolo in teglia. Queste sono le due teglie da brownies che ho, questa da 18x18 e questa da 15x15. La ricetta indica una teglia 18x18, quindi sarebbe questa, ma dal momento in cui io amo i brownies un po' più alti, userò questa qui più piccolina. Bisogna ungerla leggermente e lo farò con un po' di olio di cocco. Si può ovviamente utilizzare qualsiasi altro tipo di olio. Lo spanteghello. Ok, verso l'impasto nello stampo. Alè distribuito in modo uniforme l'impasto. Il forno è a temperatura, quindi 15 minuti. Ho dimenticato una cosa fondamentale. Dico spargere con un po' di gocce di cioccolato la superficie dei brownies, che è una cosa che per i brownies ricetta classica si fa sempre, per cui facciamolo anche per questi. Via 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 veloce in forno. Fatemi sapere scrivendo qua sotto nei commenti se ci sono delle ricettine che volete che io testi per voi, così le aggiungo alla mia lista. Ho dato altri 10 minuti perché lo stuzzicadente è uscito così, molto umido, per cui rispettando i tempi della ricetta non è ancora cotto. Ci vediamo fra 10 minuti. Do altri 5 minuti perché la punta dello spiedino è ancora umida. Sono pronti! Ora dobbiamo farli raffreddare. Ci vediamo fra mezz'ora. Ok, sono passati 30 minuti, ci siamo, momento verità. Ne vengono 3, 6, 9. Consistenza al taglio invidiabile. Wow! Tengono perfettamente la forma, quindi significa che sono cotti a puntino. Esteticamente sono super invitanti. Assaggio. Wow! Vado. Si percepisce lontanamente che c'è qualcosa di diverso rispetto ai brownies tradizionali, che incredibilmente però non è assolutamente riconducibile ai fagioli. Cioè il fagiolame non si sente assolutamente. Sono veramente stupita da questa cosa, dal sapore super cioccolatoso e dalla consistenza perfetta, cioè si sciolgono in bocca. Sono buonissimi. Tra l'altro la ricetta è semplice e veloce, tipo tutto in una ciotola, insomma ho sporcato solo il mixer. Per cui per me questi brownies ai fagioli neri sono top. Top, top, top. Sicuramente li rifarò, anche perché questi non hanno uova, burro, farina, quindi sono la versione super sana. Vale la pena, visto che sono buoni, ogni tanto alternarli con quelli classici. Spero che questo test possa tornarvi utile. Vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo in occasione del prossimo video. Ciao!